Ben ritrovate cattoliche dintorni. Si chiama Matex, il nuovo centro di ricerca proposto dal Facoltà di Scienze Matematiche e Fisica, intende offrire servizi alla piccola e media impresa. Vediamo insieme quali saranno gli ambiti di intervento. Professor De Giovanni, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali lancia un nuovo centro di ricerca di nome Matex. Di che cosa si tratta esattamente? Sì, si tratta di un centro di ricerca che intende promuovere l'interazione anzitutto tra l'università e il mondo produttivo sul versante della matematica e dell'informatica. Questo è un momento molto importante per tutto il comparto aziendale, perché per reggere la concorrenza internazionale è importante puntare su prodotti che abbiano un certo contenuto tecnologico, e noi vogliamo per questo offrire un servizio che è quello di dare consulenze, eventualmente sviluppare modelli di tipo matematico, informatico, che possa essere di supporto per le industrie anche di carattere medio-piccolo, non necessariamente soltanto quelle grandi. È una cosa a livello locale o nazionale e internazionale? Adesso in prima battuta ci rivolgiamo alla realtà locale. Questo è il nostro proposito, quindi di interagire con il comparto aziendale nella realtà di Brescia, che è una realtà che da un lato è fortemente industrializzata, ma d'altra parte ha anche bisogno di adeguarsi alle nuove esigenze della concorrenza internazionale. Chi fa parte di questo centro di ricerca? Il comitato direttivo è composto, oltre che da me, dal professor Alfredo Marzocchi, che è anche il presidente di facoltà, professor Maurizio Polini, che è anche il direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica, e dal professor Daniele Tessera, che è il nostro informatico di facoltà. Saranno coinvolti anche gli studenti della Facoltà di Scienze e Matematiche in questo centro di ricerca? In prima battuta questo è rivolto, come dicevo, al comparto aziendale. È chiaro che nel momento in cui il comparto aziendale ci richiede delle prestazioni, quindi elaborare dei modelli, eseguire dei calcoli che possano essere utili, a quel punto potranno essere coinvolti anche dottorandi, laureandi, a seconda delle competenze richieste. Quante sono già le aziende bresciane interessate a collaborare con Matex? In questo momento stiamo un po' lanciando la call, perché in realtà siamo appena partiti da contatti informali, però sappiamo che c'è una certa realtà che è interessata. Professor Tess, nell'ambito dell'informatica che cosa fa Matex in particolare? Matex, diciamo che cerca di venire incontro alle richieste delle linee strategiche per il finanziamento della Comunità Europea sotto il progetto Horizon 2020, che enfatizzano molto l'aspetto dell'innovazione nelle piccole e medie imprese. Per cui l'idea di Matex è quella di venire in contatto con le piccole e medie imprese locali con competenze sulla modellistica, analisi dei dati, al fine anche di poterle coinvolgere su iniziative di ricerca europea. Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, in collaborazione col CTB Teatro Stabile di Brescia, organizza Backstage, i mestieri della scena. Si tratta di 4 incontri per conoscere il dietro le quinte del palcoscenico. Professoressa Carrabino, il corso STARS in collaborazione con il CTB ha organizzato una serie di incontri. Su che tematica? Sulla scena dietro, cioè dietro le quinte, come si costruisce uno spettacolo, quali sono i mestieri necessari per fare teatro, quindi saperi pratici e competenze, professioni, arte necessaria per realizzare uno spettacolo. Quindi noi crediamo che il corso di studi in Scienze e Tecnologia delle Arti dello Spettacolo, che ha un suo versante pratico molto spiccato e molto importante, debba cogliere l'opportunità di poter dialogare con un teatro di produzione per poter proprio entrare nel grembo del teatro e cogliere un po' di segreti e anche di capacità tecnico-pratiche da mostrare ai nostri studenti per far capire, quando iniziano il loro percorso di studio, quali possono essere le professioni di riferimento e quindi approcciarsi ad esse con maggiore consapevolezza. Gli incontri si rivolgono solo agli studenti dello STARS? Assolutamente no, anche a tutti coloro che della cittadinanza avessero voglia, come dire, di fare un'esperienza che è un po' desueta e che non è di tutti i giorni. Le va di darci qualche nome di qualche ospite illustre che parteciperà a questi incontri?
Allora, le abbiamo concordati con il direttore del CTB, con Angelo Pastore, il quale ha messo a disposizione alcuni degli artisti che sono in scena quest'anno nella stagione ricchissima dello Stabile. Inizia Luca Micheletti, che peraltro è, come dire, nostro bresciano di ampissima e lunghissima tradizione, Ciabantal, che è uno scenografo straordinario. Il terzo appuntamento invece sarà un viaggio nel dare luce, e quindi Gigi Saccomandi, che è uno dei, credo, più importanti light designer d'Italia, che dialoga però con un esperto di cinema, quindi con Massimo Locatelli. E da ultimo saliamo proprio nel palcoscenico con i tecnici del CTB guidati da Angelo Pastore, quindi dal loro direttore, che spiegheranno cos'è un palcoscenico, quali sono i segreti che stanno dietro e qual è, come dire, il sapere per poter montare un allestimento e una scenografia. Professoressa Boroni, presidente del CTB, continua la collaborazione tra Università Cattolica e CTB, in particolare quest'anno, questa volta con lo STARS. È infatti una collaborazione feconda, perché da quando noi abbiamo avuto l'opportunità di mettere insieme, appunto, con varie sinergie, sia dal punto di vista del teatro ma anche dell'università piuttosto che dell'Eden e di altre realtà cittadine, questa è stata una grandissima, forse la più interessante realtà sinergica. Ora lo STAR mancava e ci fa molto piacere, perché sicuramente soprattutto questi incontri sono belli e fecondi. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. Like hell tonight, I don't believe a sight. I haven't seen you since we had that awful fight. It's been so long since I heard you say goodbye, and now I don't know what to say. Why are you standing here? Un libro bellissimo per raccontare un classico della letteratura inglese, un capolavoro di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, con una valida ed eccellente rielaborazione da parte dell'autrice Marcia Williams. Siamo nel Natale 1810, quando il signor Bennet regala a sua figlia Alice un diario per annotare tutto ciò che le accade ogni giorno. Ma la vita appare piuttosto monotona, fino a quando il signor Bingley, in compagnia dell'amico Darcy, si presenteranno a sconvolgere i sentimenti delle sorelle. Questo è il diario di Lizzie Bennet di Marcia Williams. Ma quanto ci fa paura il buio? È proprio nell'oscurità che si nascondono mostri, fantasmi e alieni che ci spaventano tutte le notti che cerchiamo di addormentarci. Come ci capisce bene Talla, una bambina che ha paura come noi del buio e che prima di addormentarsi vede sempre strane luci dalla sua cameretta. Una sera però cercherà di farsi coraggio per scoprire da dove vengono tutti quei bagliori. Un bellissimo libro, una storia anche un po' ecologica, che è un invito a risparmiare corrente quando possibile. Questo è Piccolo Buio di Christina Petit. Un libro dolcissimo di Fulvio degli Innocenti, con le bellissime illustrazioni di Francesca Carabelli. Chi vorrebbe una risposta a questa domanda è una simpaticissima bambina curiosa che chiede aiuto alle persone più vicine, al suo migliore amico, alla babysitter, alla maestra Mariolina, al nonno Bruno e ovviamente anche alla sua mamma. Ma tutti le danno delle risposte diverse. E per voi la risposta qual è? Questo è Ma che cos'è l'amore di Fulvio degli Innocenti e Francesca Carabelli.
Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su YouCut. Grazie per essere stati con noi.